Allora, consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Circa un mese fa, con il collega consigliere Massimo Battista, abbiamo fatto proprio un giro di ricognizione nelle aree più ammorbate da questa situazione, da queste biomasse vegetali che, se per altre realtà italiane sono delle fonti di ricchezza, visto che vengono riciclate e venendo riciclate comportano anche un ritorno economico, stando infatti alle linee guida di ISPRA, le biomasse opportunamente trasformate, elaborate, riqualificate possono costituire preziosi arredi balneari, possono contribuire alla realizzazione di preziosi arredi balneari. Noi assistiamo ancora oggi è 21 giugno, inizia l'estate ufficialmente, ma evidentemente il degrado in cui versano queste aree proprio per la mancanza di trattamento delle biomasse, penso San Vito, penso a Viale del Tramonto, la situazione è terribilmente complicata, dovuto proprio al fatto che l'amministrazione Melucci non ha assolutamente la capacità di programmazione di questa realtà. Ora, potevo capire. Un anno prima si dice provvederemo, l'esperienza di quest'anno ci sarà utile l'anno prossimo e l'anno prossimo quindi per tempo ci organizzeremo ed eviteremo di trovarci nella situazione in cui ci troviamo. Questa è una storiella che viene ripetuta ogni anno e che quindi slitta, si ripete, si rimanda di anno in anno per tutta la consiliatura. Proprio questa mattina, poche ore fa, ho ricevuto l'ennesimo grido di dolore, l'ennesime doglianze di persone che frequentano Viale del Tramonto e si ritrovano sommerse da questa posidonia. Peraltro, con l'incedere e l'incidere del caldo, immaginate un po' cosa si crea. Si creano anche problemi proprio di sicurezza dal punto di vista sanitario della pubblica incolumità, perché ovviamente quelle sostanze, Per favore, lasciamo intervenire liberamente il collega. attinte e colpite dal sole, ovviamente, lo dico in termini atecnici, macerano e quindi ovviamente creano pericoli di infezione. Ora io vorrei capire, è mai possibile che siamo arrivati al 21 giugno e ancora non c'è luce all'orizzonte? Semmai l'amministrazione comunale dovesse decidere di intervenire per le biomasse, o non so quali sono i suoi progetti, la sua programmazione, ammesso che una programmazione minima esista. Comunque arriverà, se arriverà, sottolineo 10 volte il se, in fortissimo ritardo. A tutt'oggi, in questo momento, 21 giugno, ore 13:47, le biomasse, la posidonia, continua ad invadere la battigia appunto di queste zone, tra cui, dicevo, soprattutto Viale del Tramonto. Questo cosa dico? Io non voglio ripetermi, però quando sento parlare di Taranto capitale del mare, che potenzialmente lo è, certamente, quando parlo di blue economy, vice sindaco, blue economy, quindi l'economia che si basa sulla risorsa mare, vice sindaco, la risorsa mare in questo modo pedestre si gestisce, in questo modo neanche da dilettanti, proprio da incapaci politico-amministrativi, perché non è possibile lasciare la gente, quei poveri bagnanti che non hanno la possibilità di andare nelle spiagge a pagamento, negli stabilimenti privati, si lascia questa gente in una condizione pietosa. Siamo arrivati al 21 giugno, noi abbiamo
sottolineato il problema un mese fa, e certamente voi sapevate anche prima di un mese fa che c'era questo problema, perché non è che solo io e il consigliere Battista giriamo la città, penso che tutti sapevano che a San Vito c'era il problema del biomassa, ma se non lo sapevano, con il nostro intervento ne sono venuti a conoscenza. Domanda, in un mese cosa avete fatto? Nulla, nulla e nulla, solo sapete tagliare i nastri, e non mi dite che la mia è critica distruttiva o è comizio o è propaganda elettorale. La realtà è questa, signori cari, che la gente affoga nel consigliere Abate, si avvia alle conclusioni, biomasse. Per favore. Grazie, consigliere Abate.